Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Vieni giù, fragio! Gregorio! E perdonalo! Dio, Gregorio, dai, non fare così! Ora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Apritemi! Monaco falso, apritemi! Vigliacco! Prego! Ave Maria! Grazie a te! Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus! Passo più! Lasciatemi! Vigliacco! Monaco della buonassa! Santa Maria! Ora prenavi scorduto! Santa Maria! Lasciatemi! Se c'è una terra che ha fra i propri simboli la buona tavola, questa è Bologna, la sua provincia, l'Emilia. E anche qui tutto è pronto per il cenone di San Silvestro. Se qualche lacuna c'è, non è nei menù, ma nelle prenotazioni. Al tutto esaurito di alcuni locali, infatti, fa riscontro qua e là un calo di tavoli su cui poter mettere il cartellino riservato. Certo che la previsione di pagare i conti che dai sondaggi varieranno dalle 35 alle 100.000 lire a testa, può avere persuaso qualche bolognese in più a fare mezzanotte intorno al tavolo di casa. E c'è chi lo dovrà fare addirittura in fabbrica, presidiando stabilimenti per i quali il futuro è nero. Certamente sulle tavole caserecce non troveranno tutto quello che per il cenone offrono i locali del centro di antica tradizione e quelli della provincia di consolidata fama, come questo sulla Porettana, gestito da più di 30 anni da 7 sorelle. Specialità le minestre classiche, tortellini mi raccomando in brodo, lasagne e tagliatelle. Bologna la grassa, come secondi piatti, offre meravigliosi cast di bolliti con salse appetitosissime e di arrosti, torta di riso e creme caramel per finire restando nella cucina locale. La crisi dell'83 per San Silvestro si nasconde sotto queste salse, sotto questi arrosti, dietro le bollicine dello spumante. Per l'84 ci sono gli auguri e tante speranze.